Qualcuno aveva criticato la formula della Final Six, invece questa finale con tanta gente è stata la risposta migliore. Ma io sono tra quelli che l'aveva caldeggiata anziché criticata, perché comunque sono eventi dove c'è pathos, dove il risultato non è mai scontato, quindi si rimette tutto in gioco un campionato. È vero che questo va a danno di chi magari ha macinato punti durante la stagione, però è anche vero che ormai nel nostro sport abbiamo bisogno di questo tipo di eventi, queste situazioni qui, anche perché quando gioca la nazionale, come è successo per il Sette Bello di Campagna a Siracusa, c'è stato il pienone, come in questa situazione, e questo non si vede sempre. Dal punto di vista tecnico sono arrivate le due squadre più forti e ha prevalso quella che si era classificata per prima, forse la più esperta. Diciamo che sì, le finaliste erano loro e diciamo che ha prevalso la squadra più preparata a vincere uno scudetto, nel senso non preparata fisicamente ma preparata come roster della squadra. Padova ha potuto ruotare tutte e 13 le ragazze che aveva in panchina. Messina, ahimè, ma già lo sapeva da inizio anno, aveva buone giocatrici, ottime giocatrici, ma con pochi cambi, e questo in partite come queste, soprattutto una consecutiva all'altra, fa la differenza. In vista di Rio, come ha visto le sue ragazze? Molto bene, perché quando arrivano in questo tipo di... proprio per questo mi piaceva la Final Six, perché sono situazioni dove si vede chi ha qualcosa in più. Mi sembra che sono arrivate tutte quante in ottima condizione. Sono contento anche delle altre nostre due nazionali che hanno vinto oggi stesso il campionato in Grecia con l'Olimpia, con Semmolo e Bianconi, e quindi adesso avranno tutte una settimana di completo recupero prima di venire in nazionale, e dopo avremo questo grande impegno per due mesi per preparare Rio. È andata benissimo anche la nostra mancina di Milazzo, sulla Gitto, che ha fatto belle cose, magari nel prossimo quadriennio potrebbe anche rientrare. Ma Gitto era già stata attenzionata da me nel 2011, appena entrato, e fa parte di quel nucleo di giocatrici che hanno grandi potenzialità. Nel tempo forse si era persa un pochino, ma quest'anno ha fatto un'ottima stagione, e queste sono le partite che mettono quella base di esperienza importante. Sì, assolutamente è vero che prossimo quadriennio, continuando così, può essere una giocatrice importante. Grazie. A voi.